Rilanciare la manifestazione e dimostrare che la crisi e le difficoltà economiche non precludono la possibilità di un'edizione dai grandi numeri e con importanti novità. Sono queste le premesse della 48esima Mostra Nazionale del Cavallo in programma Città di Castello da venerdì 12 a domenica 14 settembre, che ambisce ad essere la rassegna del settore più importante del centro-sud Italia. 1000 i cavalli iscritti, record per l'evento, provenienti da oltre 500 allevamenti e 15 gli ettari dell'area a disposizione, con 8 campi, di cui 2 coperti, allestiti in base a standard tecnici elevati. L'evento presenta quest'anno alcune novità, tra cui il primo Salone Nazionale del Turismo Equestre, dedicato all'incontro tra domanda e offerta di soggiorni a cavallo, e il Country Village di 12.000 metri quadrati, dedicato alla monta western. Ospite d'onore dell'evento, la cavallina albina nata ad Assisi, unico esemplare noto in Europa. Tante le rassegne e le gare che si disputeranno durante la Mostra Nazionale del Cavallo del presidente Fausto Bizzirri, a cui saranno presenti il Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali e le principali federazioni del settore. Tra questi il Campionato Nazionale MIPAF di Morfologia e Salto in Libertà, il Campionato Nazionale B di Morfologia del Purosangue Arabo e Cao Anica e la Coppa Italia Anica. E poi le competizioni più importanti della monta da lavoro e della monta western, della FITE Treccante, con specialità gincana western, team penning, cutting e range sorting. Inoltre il trofeo MIPAF Giovani Cavalli 2014 di Endurance sotto l'egida della FISE. Il cartellone dell'evento ospiterà anche un salone delle attrezzature, della promozione ippica e momenti di approfondimento. Non mancherà l'attenzione ai più giovani, a cui, altra novità di quest'anno, è riservato ingresso gratuito fino a 12 anni, oltre ad attività a cura di Assisport Equestri per il battesimo della sella, anche per i bambini portatori di handicap. Spazio poi all'allevamento locale con l'Associazione Nazionale Allevatori ARA dell'Umbria, che porterà in mostra le razze allevate nella regione. Non solo sport, ma anche spettacolo, soprattutto durante il gran gala serale Night of the Stars, con artisti equestri di fama internazionale. La manifestazione infine offrirà una ribalta anche agli interpreti emergenti dello show equestre, con la tappa di Talenti in Cavalli, kermesse di Fiera Cavalli Verona, che selezionerà i migliori esordienti provenienti da tutta Italia. Well, rumor has it, he's the one I'm leaving you for.